Cari amici, ben ritrovati alla tappa odierna del Viaggio nella Bibbia, che oggi ci porterà alla scoperta del libro di Giona. Come di consueto, vogliamo, prima di leggere la Bibbia, elevare una preghiera. Dio di grazia, di bontà, d'amore, in preghiera veniamo a te in questo momento, perché desideriamo ascoltare la tua voce, la tua parola che parla ai nostri cuori. Invochiamo allora la presenza del tuo Spirito Santo perché ci possa guidare nella lettura e nella comprensione della tua parola, perché la tua parola possa essere vivente in noi e possa donarci tutte quelle risorse di cui abbiamo bisogno per vivere, per sperare, per trovare senso e salvezza in te. Queste grazie te le chiediamo nel nome e per i meriti del nostro Signore e Salvatore, Cristo Gesù. Amen. Iniziamo a conoscere il profeta Giona, quelle che sono le informazioni che conosciamo dalla Bibbia a suo riguardo. Innanzitutto partiamo dal significato del nome Giona, che vuol dire colomba, e già qui ci rendiamo conto che il libro contiene un messaggio di pace. La colomba è simbolo della pace, un messaggio quindi molto bello, molto importante. Il libro inizia con l'indicazione riguardo Giona, in modo particolare riguardo la sua famiglia. E la parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai. Questa piccola informazione, Giona figlio di Amittai, collega il libro del profeta Giona al profeta Giona di cui si parla in Seconda Re, capitolo 14, i versetti da 23 a 25, che ci forniscono quelle informazioni che non sono presenti nel libro di Giona riguardo appunto la figura di questo profeta. Nel quindicesimo anno di Amasia, figlio di Joas, re di Giuda, cominciò a regnare a Samaria Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, e regnò 41 anni. Egli ristabilì i confini di Israele all'ingresso di Camat, al mare della pianura, come il Signore Dio di Israele aveva detto per mezzo del suo servitore, il profeta Giona. Quindi Giona, secondo il libro dei re, è vissuto al tempo di Geroboamo II, re del regno del nord di Israele, dal 793 al 753 avanti Cristo. A quanto pare, Giona fu il profeta che predisse l'espansione territoriale del regno di nord a scapito della Siria, che è stato appunto attuata proprio dal re Geroboamo II. Il testo prosegue, va avanti, parlando del profeta Giona, figlio di Amittai, che era di Gat Efer, per cui il libro di Re ci fornisce anche la città di origine del profeta Giona. Anche nel caso di Giona, come nel caso dell'origine degli altri profeti dell'Antico Testamento, non abbiamo indicazioni certe, ci sono delle ipotesi. Molti autori pare che abbiano individuato la località di Gat Efer come una città del territorio di Zabulon a 5 km da Nazareth, quindi nel territorio settentrionale di Israele. Stando all'indicazione del libro di Re, quindi Giona visse nell'VIII secolo avanti Cristo, nella prima metà, e in modo particolare il suo ministero profetico è stato svolto nel periodo tra il 793 e il 782 avanti Cristo. Il perché di queste date lo vedremo a breve con dei ritrovamenti archeologici che ci fanno propendere per questa datazione. Il libro ci racconta sin da subito quello che è in qualche modo la caratteristica di questo personaggio, che poi in qualche modo sarà sviluppata all'interno del suo libro. La parola di Dio fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: alzati, va a Ninive,
e predica che la sua malvagità è salita alla mia presenza, dice il Signore. Ma Giona si alzò per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza di Dio. E già qui ci rendiamo conto che siamo al cospetto di un profeta sui generis, un profeta completamente diverso da quelli che conosciamo nell'Antico Testamento, perché Giona è un profeta riluttante, non ama ubbidire agli ordini di Dio, non si trova d'accordo con l'agire di Dio e non fa nulla per nasconderlo. Dio, dal territorio di Israele dove si trova Giona, gli ordina di andare a Ninive, verso est, verso la capitale, una di quelle che sarebbe diventata la capitale dell'impero neo-assiro, mentre lui fa esattamente l'opposto e va nella direzione opposta, e cioè va a Tarsis, che stando alle ricostruzioni degli storici dovrebbe essere una località a sud della Spagna, della penisola iberica, cioè in tutt'altra direzione. Dice il testo che Giona si alzò per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza di Dio, così scese a Giaffa. Giaffa, la Joppe del Nuovo Testamento, del libro degli Atti, e da lì si imbarca per andare lontano dalla presenza di Dio. E guardate come ritorna questa espressione, lontano dalla presenza di Dio. Giona era lontano, distante, sia fisicamente, geograficamente si stava allontanando da Dio, ma in modo particolare spiritualmente. Il suo cuore non era in sintonia con il cuore di Dio, potremmo dire, con il suo agire, non era d'accordo, e lo mostra concretamente con le sue azioni. E qui c'è da riflettere, perché noi così leggiamo con simpatia in qualche modo questo libro, pensando al povero Giona, quanti complessi aveva così dentro di sé, nella sua vita spirituale, e le sue difficoltà di fede, ma in realtà questo libro vuole parlare a noi e ci vuole interrogare. Capita anche a te di fare l'opposto di ciò che Dio ti dice? Ti sei comportato qualche volta anche tu come Giona? Sapevi che Dio ha espresso nella sua parola una volontà precisa, ci ha dato delle indicazioni, dei consigli, dei valori, eppure tu hai scelto di fare altro, di fare l'opposto, di ignorare in qualche modo ciò che Dio ha svelato di sé, ciò che è la sua volontà. Capita anche a te di fuggire da Dio, di scappare da Dio, di volere in qualche modo mettere a tacere la voce di Dio nella tua vita, perché quella voce forse la senti come una voce disturbante per la tua coscienza, per la tua tranquillità interiore, e preferisci quindi ascoltare altro, volgerti ad altro. Ecco, l'esperienza di Giona, la sua riluttanza in qualche modo a seguire Dio, purtroppo è un'esperienza abbastanza comune a tante persone, anche a tanti credenti. Detto questo, riguardo il personaggio del profeta Giona, ci addentriamo nel suo libro, nello scritto che parla di lui. Il libro di Giona è sorprendente e intrigante perché si distingue dagli altri profeti minori, in modo particolare per il genere letterario. Qui non troviamo un profeta che riporta gli oracoli del Signore come gli altri profeti fanno solitamente, ma qui troviamo una narrazione, un racconto, una storia. E in modo particolare ciò che viene detto riguardo le vicende di Giona ricordano molto più il profetismo di Elia ed Eliseo, che erano caratterizzati da segni prodigiosi. Il libro di Giona è pieno di grandi segni, miracoli, portenti. E ancora, il libro di Giona sembra più una fiaba che non un libro biblico, un libro quindi che parla di Dio spirituale,
Nel libro di Giona tutto è grande, c'è il grande pesce, la grande tempesta, il grande vento, la grande città. Ci viene in mente il libro di Collodi, appunto la vicenda di Pinocchio, che evidentemente prende spunto dal libro di Giona. Non si sa chi abbia scritto questo libro, in Giona non si usa mai la prima persona, quindi sembra che siano state altre persone, un altro autore e non Giona a riportarci le vicende di questo profeta. Tra l'altro, studiando con attenzione l'ebraico, si è riscontrato che non è il linguaggio tipico dell'VIII secolo, quindi l'epoca in cui è vissuto Giona, ma è molto più tardivo. Forse la prova decisiva per così concludere che non sia, non può essere Giona l'autore di questo libro è il versetto 3 del capitolo 3, che ci dà questa indicazione. Ninive era una città molto grande, di 3 giorni di cammino. Notate qualcosa in questo versetto? Ninive era una città. Dal passo si capisce che Ninive, quando il libro di Giona è stato scritto, non esisteva più. E noi sappiamo che Ninive è stata distrutta nel 612 avanti Cristo da una coalizione di Medi e di Caldei, per cui a quanto pare il libro di Giona dovrebbe essere stato scritto dopo questa data, in base all'indicazione di questo versetto. La struttura del libro di Giona è molto semplice. Il libro si può dividere in 2 parti che sono strettamente parallele tra di loro, dove una è la replica dell'altra. Guardate un po' questa così continua corrispondenza tra le 2 parti. Allora, entrambe le parti, quindi la prima parte sono i primi 2 capitoli e la seconda parte i capitoli 3 e 4, iniziano in modo identico, con le stesse parole. E la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, capitolo 1 versetto 1, capitolo 3 versetto 1. In entrambe le parti troviamo Giona che si confronta con dei pagani. Nella prima parte si confronta con i marinai, quindi sulla nave diretta a Tarsis. Nella seconda parte si confronta con i Niniviti. I Niniviti, vi ricordo che furono gli acerrimi nemici di Israele, in particolare gli Assiri furono coloro che poi conquistarono il regno del nord e lo fecero sparire dalle carte geografiche, dalla storia, lo distrussero e deportarono i superstiti. Entrambi le parti del libro di Giona parlano di conversioni. Nella prima parte si convertono i marinai, nella seconda parte si convertono i Niniviti. Nella prima parte troviamo una straordinaria preghiera, una delle preghiere più belle dell'Antico Testamento, il Salmo di Giona, che è un salmo che nasce in seguito alla liberazione di Giona dal pesce, e nella seconda parte invece la preghiera consiste in questo dialogo serrato in cui Giona parla a Dio in modo aperto, potremmo osare dire quasi sfacciato, perché osa discutere con Dio. Giona vuole morire nella prima parte, chiede ai marinai di gettarlo in mare. Giona vuole morire anche nella seconda parte, quando chiede a Dio di farlo morire. Nella prima parte troviamo il segno straordinario del pesce, che è il segno della misericordia di Dio. Nella seconda parte troviamo un altro segno della misericordia di Dio, questo ricine che nasce, così cresce in una notte, che dà tanto sollievo a Giona, per poi morire, per dare un insegnamento importante da parte di Dio. Nella prima parte si presenta la grande salvezza di Dio. Dio salva Giona attraverso questo pesce che poi lo riporterà in riva, quindi come se lui fosse uscito dall'abisso, dal soggiorno dei morti, fosse resuscitato e quindi ha avuto una seconda vita, una seconda possibilità. Mentre nella seconda parte la grande salvezza di Dio è per Ninive, questa città pagana, nemica, che però si converte e quindi Dio risparmia. Allora, c'è da dire che Giona è
presentato nella Bibbia come uno dei più grandi evangelisti. Giona ha un successo straordinario nell'evangelizzazione, suo malgrado. Quando si resero conto che Giona fuggiva lontano dalla presenza di Dio, ebbero paura, perciò pregarono Dio. Quando la furia del mare si calmò, offrirono sacrifici e fecero dei voti a Dio. I marinai si convertono a Dio, i marinai che prima inizialmente invocano ognuno i propri dei, a un certo punto iniziano a pregare al Dio di Giona, a Yahweh, e addirittura dopo, quando la tempesta si seda, offrono dei sacrifici di ringraziamento. Per cui qui, in qualche modo, suo malgrado, Giona ha portato quei marinai a ricercare la presenza di Dio. Ora la parola di Dio fu rivolta a Giona per la seconda volta, dicendo: alzati, va a Ninive, predica il mio messaggio. Così Giona si alzò e andò a Ninive. Allora i niniviti credettero a Dio. Il re fece un decreto: digiunate, copritevi di sacco, pregate Dio e ognuno si converta dal male. Straordinario, eccezionale. Quello che sembrava quasi una missione impossibile, predicare un messaggio da parte del Dio di Israele a Ninive, la grande città degli Assiri, popolo pagano, popolo nemico. Ecco, la missione di far sì che questa popolazione potesse accogliere il messaggio di Dio è andata a buon fine. Tutta la città di Ninive, dice il testo, si converte al partire dal re che per decreto invita la città a digiunare, quindi a pentirsi con i segni tipici del pentimento, quindi coprirsi di sacco, e l'invito a convertirsi. Qui c'è il termine shub, che significa letteralmente cambiare strada, ritornare, che in qualche modo appunto si può tradurre con il termine soprattutto evangelico del Nuovo Testamento, conversione. Per cui c'è un pentimento sincero, c'è una conversione da parte del re e di tutta la città di Ninive. Domanda: hai ricevuto anche tu dei doni che non hai voglia di mettere al servizio di Dio? Giona aveva un dono eccezionale nel predicare e nel convincere le persone ad accogliere il messaggio di Dio, eppure lui era riluttante, lo faceva di malavoglia, di controvoglia. Capita anche a te di aver ricevuto in dono dei talenti, delle capacità, delle qualità che però ti tieni per te, che però forse hai relegato così in soffitta, in un cassetto, e non hai proprio voglia di metterlo a servizio degli altri? Ecco, anche questa esperienza di Giona è simile a quella di tante persone che non hanno voglia di mettersi in gioco, non hanno voglia di mettersi al servizio, in qualche modo sono riluttanti in modo particolare a servire il nostro grande Dio e a inserirsi nel suo progetto di vita e di salvezza. Qualcuno potrebbe obiettare che la vicenda di Giona sia una grande invenzione, appunto a volte potrebbe essere presa come una sorta di fiaba, di favola, tutta l'esperienza di Giona, per cui in qualche modo la si prende così un po' con le pinze. In realtà bisogna dire che il libro di Giona effettivamente ci racconta delle vicende che sono incredibili, che vanno in qualche modo al di là di ciò che noi possiamo ammirare, possiamo riscontrare nella nostra esperienza di tutti i giorni. Ecco, l'idea di poter sopravvivere all'interno di un grosso pesce per tre notti, per tre giorni, è qualcosa veramente che va oltre la nostra così comprensione. Eppure c'è da riflettere sul fatto che il libro di Giona, così com'è, se tutto è vero, è incredibile. Ma qualora il libro di Giona raccontasse una storia inventata,
come alcuni sostengono, a mio avviso il libro di Giona sarebbe ancora più incredibile, perché il libro di Giona contiene una concezione di Dio, di un amore, di una misericordia, di una bontà così aperta, così allargata, così universale, inclusiva, che è assolutamente fuori contesto riguardo quella che era la mentalità e la cultura del popolo ebraico dell'epoca in cui questo libro è stato scritto, dove in modo particolare il popolo ebraico ha sviluppato invece una spiritualità, una fede molto chiusa, molto esclusivista, molto legalista, che stona con questo messaggio di grazia, di una grazia infinita che si trova all'interno del libro di Giona. Per cui il libro di Giona, se è tutto vero, è incredibile, se è inventato è ancora più incredibile, perché veramente si fa fatica a immaginare come il popolo ebraico, nel contesto per la mentalità che aveva all'epoca, sia riuscito a intuire un qualcosa che è stato comprensibile, reso più, diciamo, fruibile noi esseri umani unicamente quando Gesù è venuto, si è incarnato, Gesù ha dato la sua vita per farsi carico del dramma del peccato dell'umanità. Ecco, sembra che Giona anticipi di secoli quello che è il messaggio centrale dell'Evangelo di Cristo Gesù, la sua straordinaria grazia, la salvezza per grazia. A questo bisogna aggiungere anche un altro elemento, perché ci sono dei ritrovamenti archeologici molto interessanti che vanno a confermare quello che sembra incredibile, e cioè che effettivamente c'è stato un momento in cui la città di Ninive, in cui questo regno assiro, per una breve parentesi abbia abbandonato la religione pagana, idolatra, per adorare un unico Dio. E questo è accaduto al tempo del re Adad-nirari III. Occhio alle date. Una strana rivoluzione religiosa ebbe luogo al tempo di Adad-nirari III, re assiro dall'805 al 782 a.C. Per una ragione sconosciuta, il dio di Borsippa sembra essere stato proclamato unico dio dell'impero. Questa rivoluzione monoteistica ebbe una vita breve, come ad esempio accade con Aton in Egitto. Questa è la ragione per cui si sa così poco sugli eventi durante il periodo della rivoluzione monoteistica. La missione di Giona a Ninive potrebbe essersi verificata durante il regno di Adad-nirari III e potrebbe aver avuto a che fare con la decisione di abbandonare gli antichi dei e servire una sola divinità. È interessante sapere che l'epoca del re Adad-nirari III, in cui c'è stata questa rivoluzione monoteistica a Ninive e nell'impero assiro, corrisponde con l'epoca in cui il libro dei re inserisce l'opera del profeta Giona. È solo un caso? Il testo va avanti e il racconto dice: quando Dio vide la loro conversione, ritornò sui suoi propositi, ma questo dispiacque a Giona, che si arrabbiò con Dio. È curioso trovare il termine shuv, che prima vi ho spiegato significa ritornare, cambiare strada, che si può tradurre con convertirsi, che è stato prima associato ai marinai pagani, poi è stato associato ai niniviti pagani anch'essi, ma qui in questo testo viene associato addirittura a Dio. Ed è curioso perché alcune traduzioni riportano direttamente Dio si pentì. È curioso perché nel libro di Giona tutti si pentono, i marinai si pentono, i niniviti si pentono, addirittura Dio si pente. Ovviamente comprendiamo l'utilizzo del termine shub attribuito a Dio, sta a indicare il fatto che Dio poi non ha dato corso al giudizio su Ninive, proprio perché ha constatato la sincera e genuina conversione dei niniviti. Ma in realtà era questo lo scopo del mandare Giona, quello di salvare Ninive. Ma questo dispiacque a Giona, che si arrabbiò con Dio. Clamoroso. Giona ha un successo al di là di ogni più rosea aspettativa.
il re, i niniviti prendono sul serio il messaggio da parte di Dio che lui ha portato, tutti prendono sul serio il messaggio di Dio portato da Giona, eccetto Giona stesso. Giona è arrabbiato nei confronti di Dio e proprio non la manda giù, l'idea che Dio possa aver perdonato e salvato gli odiati niniviti, non riesce a trattenersi e per cui deve dare sfogo alla sua indignazione nei confronti di Dio, e di qui c'è Giona che si arrabbia con Dio. È qualcosa di veramente quasi surreale, incredibile, questo dialogo tra Giona e Dio, o no? O forse è qualcosa che accade più spesso, più frequentemente di quello che noi possiamo immaginare. Magari sarà capitato delle volte anche a te di arrabbiarti con Dio, di prendertela con Lui, di protestare, perché forse non comprendi il suo agire, perché proprio non mandi giù alcune cose che Dio ha detto nella sua parola, alcune cose che Dio ha compiuto, ha fatto, che sono riportate nella sua parola. Magari sei arrabbiato con Dio perché se tu fossi al posto di Dio faresti le cose meglio di Lui, non ti trovi d'accordo su come Lui stia gestendo il problema del male, di tutta la sofferenza che c'è nel mondo. Giona presenta la sua protesta a Dio e dichiara quello che ha nel cuore. Non è per questo motivo che io fuggivo lontano dalla tua presenza, perché sapevo che se un Dio misericordioso e pieno d'amore, adesso ti prego, fammi morire, perché per me è meglio morire che vivere. Giona preferisce morire piuttosto che essere al cospetto di fronte a un Dio d'amore. Gli dà fastidio che Dio sia un Dio pieno d'amore, pieno di misericordia, di grazia, di una grazia così universale, così inclusiva, aperta, grande, che proprio non riesce a mandare giù. La salvezza deve essere per il popolo di Dio, deve essere per Israele, dice Giona, che ci azzeccano i niniviti, che ci azzeccano questi pagani, questi stranieri, queste persone così diverse e così lontane da me. Ecco, Giona scade nella presunzione, nella... Purtroppo una delle caratteristiche che spesso si può riscontrare nelle religioni, una religione, una fede esclusivistica, dove quasi si ritiene Dio una proprietà privata, Dio che è soltanto nostro, non è il Dio degli altri. Mentre nel libro di Giona, il Dio di questo libro è il Dio che troviamo nel Vangelo, è il Dio di Gesù quando parla dello Spirito che è come il vento e soffia dove vuole. Il Dio di Gesù che in Giovanni 10 ci informa i discepoli che lui ha anche altri ovili oltre quello del suo gruppo ristretto di discepoli, oltre a quello ristretto di Israele. Ecco, troviamo nel libro di Giona un Dio molto più aperto, molto più inclusivo di quello che noi potevamo immaginare, ma questo dà un grande fastidio a Giona. Anche a te dà fastidio un Dio che ama tutti, che ama anche coloro che la pensano in modo diverso da te. Anche tu hai dei pensieri o rischi di cadere in una concezione esclusivistica della fede, di un Dio che hai soltanto tu, un Dio che è tuo, di cui la verità tu possiedi e ce l'hai in tasca, mentre gli altri non hanno questo Dio e non possono avere la verità. Ecco, questo è uno delle problematiche, uno dei rischi della fede che il libro di Giona cerca di combattere. Anche tu sei arrabbiato con Dio perché non comprendi l'agire di Dio, non comprendi il suo operato, perché rimani spiazzato di fronte a un Dio che non comprendi, che ti fa sorgere dei dubbi, che forse ti disturba, e questo porta in qualche modo a raffreddare la tua fede, a distanziarti da Dio, ad allontanarti da Lui. Sei arrabbiato con Dio perché non agisce come agiresti tu?
Ecco, questa è un'esperienza più frequente, più comune di quello che noi possiamo immaginare. E in qualche modo il libro di Giona, questo libro scritto migliaia di anni fa, affronta proprio queste tematiche, vuole darci degli spunti proprio per riflettere su questo nostro approccio nei confronti di un Dio così misericordioso e così amorevole. E c'è una domanda di Dio che Dio pone a Giona, ma che in realtà pone a tutti quanti noi: ti sembra giusto? Ti sembra giusto questionare con Dio? Ti sembra giusto tu, che sei una creatura? E se ci paragoniamo con le miliardi di persone che esistono sulla faccia della terra, tutti gli esseri viventi, con i sistemi solari, le galassie infinite che ci sono in questo spazio al di fuori del nostro cielo, chi siamo noi? Non siamo nemmeno dei granelli di sabbia in mezzo al deserto del Sahara. Come possiamo avere la presunzione, noi esseri finiti e limitati, di poter giudicare Dio, di poter in qualche modo poter mettere in dubbio l'operato di Dio, l'agire di Dio? Ma che cosa ne sappiamo noi di Dio? Che cosa ne sappiamo delle motivazioni che hanno spinto Dio a gestire in questo modo il dramma del male, del peccato che viviamo su questo piccolo puntino blu nel quale ci troviamo e chiamiamo pianeta Terra? Che cosa ne sappiamo riguardo quello che è accaduto in origine, che ha portato alla nascita di questo dramma del male? Come facciamo noi a poter in qualche modo condannare Dio, arrivando alla conclusione che sta sbagliando, se noi non abbiamo tutti gli elementi, non abbiamo tutta la conoscenza, non abbiamo tutte le risposte per poter in qualche modo avere un quadro chiaro, coerente, razionale, logico, per poter poi fare queste valutazioni? Ecco, a volte noi siamo ingiusti nei confronti di Dio e ci permettiamo così di pontificare, quando in realtà assolutamente non siamo né nella condizione e né abbiamo l'autorità di porci in questo modo nei confronti di Dio. E qui forse ci richiamo a una fede più umile, una fede che sia in grado di affidarsi a Dio, ma affidarsi a Dio sul serio, cioè fidarci di quello che Lui ha detto, di quello che Lui ci ha lasciato come rivelazione e testimonianza di sé, e le cose che non comprendiamo riconoscere che possono non essere la nostra portata, ma che un giorno il Signore poi avrà modo di spiegarci in un contesto diverso, quando sarà il momento. Per cui la domanda chiave del libro di Giona, dopo tutte le rimostranze, tutte le domande presentate in modo anche così concitato da Giona, ecco, la domanda principale di questo libro è la domanda che Dio pone a Giona, ma attraverso di lui a tutti quanti noi: ti sembra giusto? E ora ci possiamo addentrare al messaggio del libro di Giona, senza non aver prima presentato quella che è un'avvertenza importante nel leggere il libro di Giona: non approcciarti a questo libro come se fosse una fiaba per bambini. Non fare questo errore. Queste sono le avvertenze per l'uso del libro di Giona. La posta in gioco che contiene il libro di Giona è molto più seria, e la domanda chiave che ritorna più volte nel libro, Dio la rivolge a ognuno di noi: ti sembra giusto? Con questo approccio ora siamo pronti per poter accedere al messaggio del libro di Giona. Io vorrei soffermarmi su tre aspetti in modo breve e salienti di questo messaggio. Innanzitutto, come vi dicevo prima, il libro di Giona ha come messaggio principale un Dio di grazia, un Dio di misericordia, un Dio pieno d'amore, pieno di bontà, una grazia infinita. Giona che dice: sapevo, lo sapevo con sicurezza, ne ero certo, sei un Dio misericordioso e pieno d'amore. Questo è il Dio
della Bibbia è il Dio non solo del Vangelo, del Nuovo Testamento, anche il Dio dell'Antico Testamento, un Dio pieno d'amore. Non troverete un libro dell'Antico Testamento che esalta in modo straordinario questo amore speciale, immenso di Dio come il libro di Giona. Questo è il tema centrale del libro di Giona ed è curioso vedere un fenomeno che riscontriamo anche nei Vangeli, perché nei Vangeli vediamo che la difficoltà dell'establishment religioso, i farisei, i sacerdoti, gli scribi, nell'accettare Cristo Gesù è molto simile a quella di Giona. Si fonda in qualche modo sui stessi, gli stessi presupposti, gli stessi pensieri. Avevano fatto scadere la fede a una fede esclusivistica, una fede legalistica, per cui facevano fatica ad accettare Gesù che presentava un Dio così aperto, così inclusivo, e dava fastidio quella grazia infinita che Gesù presentava nella sua predicazione e poi presentava anche con i suoi miracoli, con le sue opere. Ecco, un Dio pieno d'amore. Questo è il messaggio principale del libro di Giona. Lo vediamo in modo particolare nel finale, con queste parole che Dio gli pronuncia dopo il miracolo, il segno del ricino che era cresciuto in una notte, che aveva dato riparo a Giona e che poi dopo non c'era più. Il Signore disse: tu hai pietà del ricino per il quale non ti sei affaticato, che non hai fatto crescere, e io non dovrei avere pietà di Ninive, nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra. Bellissimo, bellissimo. Dio dice a Giona: ma tu ti rendi conto di quello che mi stai dicendo, di quello che mi stai chiedendo? Tu hai pietà, mostri bontà per quegli aspetti minimi, no, che nella tua vita, no, ti creano in qualche modo piacere, ti fanno stare bene, e che in qualche modo alle quali tu ti affezioni. E io che ho creato questo mondo, che ho creato questa umanità, non dovrei avere pietà delle mie creature, dei miei figli, tanto più che non sanno distinguere la destra dalla sinistra, che sono disorientati, che sono smarriti, che sono confusi, che si sono persi, che mi hanno perso. Ecco, la Bibbia ci presenta un Dio che ci sta cercando, che forse se anche tu ti senti in qualche modo perso, un Dio che sta cercando anche te. Qui viene in mente la parabola della pecora smarrita, delle trame smarrite, o addirittura la parabola del figlio prodigo, Luca capitolo 15. Dio è venuto a cercare quello che era perso, un'umanità che si è persa, che si è smarrita. E questa è l'espressione di un pathos di Dio, di una passione, di una misericordia che va oltre di là l'umana comprensione. Un'altra cosa bellissima del libro di Giona è constatare che contiene anche una sensibilità ecologica, e anche qui assolutamente fuori contesto. Oggi il tema ecologico è d'attualità, ma all'epoca, 2800 anni fa, quando Giona è vissuto, è qualcosa che sembra impensabile. Ma guardate cosa Dio dice e come termina il libro di Giona, perché questo è il finale del libro di Giona. Io non dovrei avere compassione di Ninive, dei suoi abitanti, come abbiamo letto prima, nella quale si trova una grande quantità di animali. Non ci sono solo gli uomini a Ninive, c'è anche una grande quantità di animali. Dio non solo salva gli uomini, Dio vuole salvare il creato, vuole salvare la natura, vuole salvare gli animali. E qui troviamo una sensibilità, lo ripeto, ecologica, un'attenzione di Dio riguardo gli altri esseri viventi, oltre l'uomo, che popolano questo pianeta, che è qualcosa di meraviglioso e che si allinea a tutta una serie di altri passaggi della Bibbia dove troviamo questa straordinaria sensibilità ecologica. I primi passi li troviamo già nei primi capitoli della Genesi, dove Dio ha creato un mondo top, dove gli animali vivono in armonia, e poi nell'episodio del diluvio, dove l'arca
per salvare la creazione che Dio fa costruire, non solo deve salvare la specie umana, ma deve salvare tutte le specie di creature viventi che ci sono sulla terra. Non solo, ma c'è questo testo nel Nuovo Testamento che anch'esso ci ricorda che la salvezza di Dio è una salvezza per tutte le creature e per tutto il creato. La creazione aspetta nella speranza che sarà liberata. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme del travaglio, aspettando la redenzione. La natura geme, il creato soffre e anch'esso, come noi, sta aspettando la salvezza, sta aspettando il giorno in cui sarà liberato dal male. E viene in mente questo testo di Apocalisse 11:18, dove il giorno del giudizio, il giorno del Signore, in cui il Signore farà irruzione nella storia e porrà fine una volta e per sempre al male. Ecco, il concetto di male è un concetto che va oltre la dimensione in qualche modo spirituale della colpa, perché qui si sta parlando effettivamente di tutto ciò che attenta alla vita, è contrario alla vita. Dice qui il testo, è il Signore che parla: è arrivato il momento di giudicare, di distruggere quelli che distruggono la terra. E anche qui c'è un altro testo fuori contesto, perché 2000 anni fa, quando l'Apostolo Giovanni scrive l'Apocalisse, assolutamente gli uomini non avevano la possibilità di distruggere il pianeta. Cosa diversa invece oggi, nel contesto attuale nel quale ci troviamo, dove questa antica parola è profezia, oggi invece ne comprendiamo tutta l'importanza, il valore e anche l'urgenza. Ecco, nella Bibbia, nel libro di Giona, troviamo questa sensibilità di Dio, questa attenzione non solo per gli esseri umani, e già qui la grazia di Dio è eccezionale, ma addirittura la grazia di Dio è molto più ampia di quello che noi riusciamo a contenere nella nostra mente e abbraccia tutta la natura, tutto il creato, tutti gli animali. L'ultimo aspetto, e credo il più importante, che riguarda il libro di Giona, è il famoso segno di Giona di cui parla Gesù nel Vangelo, nel Nuovo Testamento. Matteo 12, da 39 a 41. Gesù disse: questa malvagia e adultera generazione chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Come Giona fu 3 giorni nel ventre del grosso pesce, così il figlio dell'uomo starà 3 giorni nel cuore della terra. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero dalla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è uno più grande di Giona. Che cos'è il segno di Giona? E perché Gesù dice che l'unico segno che sarà data a questa malvagia generazione, in qualche modo riferendosi non soltanto alla generazione dell'epoca, ma riferendosi a questa parentesi di questo mondo dove c'è la malvagità e dove c'è il male, che è una parentesi perché il male ha avuto un inizio e avrà una fine. Perché l'unico segno che viene dato al mondo che geme per il male non è il segno di Daniele, non è il segno di Isaia, ma Gesù in qualche modo si identifica forse col meno probabile dei profeti, con Giona, che è questo profeta sui generis, così riluttante, no? Che sembra tutto tranne un profeta, perché tutti sono più credenti di Giona, potremmo dire in qualche modo. Eppure Gesù si identifica con Giona, e addirittura questo libro, che sembra quasi una favoletta, con questa storia così di questo profeta così capriccioso, viene preso da Gesù in prestito come immagine per parlare di sé e per parlare di quello che lui avrebbe compiuto di lì a poco, e cioè si sarebbe fatto carico del dramma, del male di questo mondo, arrivando fino a soffrire, fino a morire, a dare la sua vita per l'umanità. E allora il segno di Giona, come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre di questo pesce, nell'abisso, dove vi ricordo l'abisso per l'immaginario ebraico, che non erano dei grandi navigatori per cui il mare faceva paura, l'abisso era il luogo delle tenebre, era il luogo dove risiedono le forze malvagie, demoniache,
ecco, il soggiorno dei morti in qualche modo, l'idea di Giona che è stato 3 notti nel soggiorno dei morti per poi ritornare alla luce, ritornare alla vita, quindi risorgere in qualche modo, ecco, ricorda il segno di Gesù che è stato 3 giorni nel ventre della terra, nel soggiorno dei morti, per poi vincerla la morte, per poi risuscitare con questa Pasqua clamorosa che ha completamente ribaltato le sorti dell'umanità, facendoci passare dalla schiavitù del peccato alla liberazione. Ecco, il grande segno di Giona è il grande segno di Dio che ha dato all'umanità. Pensiamoci, quante volte ci è capitato nella nostra vita di anche noi porci questo quesito, di chiedere a Dio di mostrarsi, di chiedere a Dio un segno per avere l'evidenza, per avere la certezza che Lui c'è, che Lui si preoccupa di noi. Magari anche in questo contesto di emergenza preghiamo e chiediamo a Dio di intervenire miracolosamente, di mostrare la sua potenza, di darci un segno. Ma ci dice Gesù, il segno Dio già ce lo ha dato. E quel segno che era stato preannunciato da Giona, che era stato preannunciato dai profeti nell'Antico Testamento e che 2000 anni fa poi si è concretizzato, il segno di un Dio che ci è venuto a visitare, un Dio che solidarizza con l'umanità che geme, che soffre, con la natura, con il creato che stanno patendo a causa del male, un Dio che in prima persona, sulla sua pelle, si confronta col dramma della tentazione, del male, della sofferenza, fino a morire. Ma segno più grande di questo, per farci capire che ci ama, che ci vuole bene, che Dio è un Dio buono, pieno di bontà per noi, oltre a venire sulla terra, oltre a farsi carico della nostra sofferenza, oltre a morire per noi, ma quale altro segno Dio doveva darci per farci capire la sua grazia, la sua misericordia? Oltre a quello che Gesù ha fatto, Dio non poteva spingersi. Ecco perché Gesù dice un segno, ma un segno grande, un segno immenso ha dato a tutta l'umanità, il segno di Giona, cioè il segno di venire qui sulla terra, di incarnarsi per morire per noi. Ma come Giona è risorto dopo il terzo giorno, Gesù è risorto il terzo giorno, e questo è l'altro grande segno che ci attesta che Gesù ha sconfitto il male, Gesù ha sconfitto la morte, e che se lo vogliamo la sua vittoria è a nostra disposizione e può diventare la nostra vittoria, cioè la soluzione al dramma della sofferenza e della morte che oggi ci attanaglia. In Gesù noi possiamo avere la resurrezione e la vita eterna. E allora qui, anche nel libro di Giona, troviamo il piano della salvezza che si trova in tutta la Bibbia, in tutti i libri profetici, che era illustrata in modo così pedagogico attraverso i simboli del santuario, e che poi nel Nuovo Testamento, quando Gesù arriva, questo piano della salvezza si è concretizzato, ecco, nella sua incarnazione, nella sua vita, morte e resurrezione. Ecco, la Bibbia ci dice che Dio aveva creato un mondo tobo, un mondo buono, ma che poi per la scelta sciagurata fatta dagli uomini che hanno usato la libertà anziché per inserirsi nel progetto di vita di Dio, per ribellarsi a Dio e per scegliere il male, ecco, da lì siamo piombati, siamo sprofondati nel dramma del peccato. Peccato significa mancare il bersaglio, non siamo più in grado di vivere quel senso della vita per il quale eravamo stati creati. Oggi viviamo nel non senso del male e della morte, ma Dio non ci ha abbandonati, ma ha escogitato un piano della salvezza attraverso i profeti, attraverso la sua parola. Lui ha preparato il segno di Giona, ha preparato cioè la venuta di Cristo Gesù, che ci ha mostrato che Dio ci vuole bene, che Dio ci è vicino, che è venuto a predicare quello che Giona ha predicato nei Niniviti, l'invito a vivere l'esperienza che questa parolina ebraica shub
sintetizza, ravvediti, convertiti. Dio ci vuole dare una seconda possibilità. Come il libro di Giona è strutturato in due parti, come per dire che Giona ha avuto una seconda possibilità dopo che la prima l'aveva sprecata. In qualche modo la Bibbia ci sta dicendo che la vita che noi oggi viviamo è la seconda possibilità che Dio ci ha dato in qualche modo. Noi oggi, dopo che nell'Eden abbiamo fatto la scelta sciagurata dell'autonomia, di vivere lontano da Dio e al di fuori del suo progetto di vita, ecco, oggi noi siamo nella facoltà nuovamente di scegliere. Dio ci dà una seconda chance, non sprechiamola, non sciupiamola. Dio, più che venire, più che mostrarsi col segno di Giona, cioè facendosi carico del dramma dell'umanità, incarnandosi e morendo per amore nostro sulla croce, Dio non poteva fare. Dio ci ama, questo è quello che ci attesta il libro di Giona e tutta la Bibbia, anche se ci sono tante cose che sfuggono alla nostra comprensione, perché è normale, non sono alla nostra portata, non siamo Dio e noi esseri finiti e limitati non possiamo contenere l'infinito, ma una cosa l'abbiamo capita, perché questo segno di Giona è più che mai alla nostra portata, che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio ci ama e Dio ci offre una via d'uscita. La Chiesa, il Nuovo Testamento testimoniano che questa grande promessa dell'avvento di Gesù si è adempiuta, questo segno di Giona si è concretizzato e ora siamo nell'attesa del secondo avvento di Gesù, del giorno di cui parla qui Gesù, riferendosi proprio al segno di Giona. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno perché si ravvidero dalla predicazione di Giona. Ecco, qui c'è uno più grande di Giona. Ecco, il libro di Giona fa riferimento a questo segno che è la resurrezione, poi, che viene ripresa da Gesù. E Gesù, riferendosi proprio al libro di Giona, parla della risurrezione e parla del giudizio. E quindi parla di questo piano della salvezza che andrà in porto. Per cui davvero il segno di Giona riassume tutto l'Evangelo. E allora siamo arrivati alla fine di questa nostra riflessione sul libro di Giona. E c'è un ultimo aspetto che dobbiamo notare del libro di Giona, perché il libro di Giona ha un finale aperto, cioè il libro termina con la domanda che Dio pone a Giona: ti sembra giusto? Io non dovrei avere pietà di quelle persone che non sanno distinguere dalla destra alla sinistra e di tutte quelle creature, di tutti quegli animali? Punto interrogativo, fine del libro. Cioè noi non sappiamo, siamo rimasti così in sospeso riguardo alle sorti di Giona. Giona sarà tornato a Dio? Avrà vissuto quell'esperienza, shub, del ritornare, del convertirsi, del pentirsi, oppure no? Non lo sappiamo, il libro non ce lo dice, ma se poi il libro è stato redatto, questa storia poi è stata inserita nel canone biblico, e se addirittura Gesù si appella al segno di Giona, questi sono degli indizi che ci fanno propendere per il pensiero che Giona abbia capito la lezione, si sia convertito, ma non è questo l'importante. La cosa che conta è un'altra, e io l'ho capita la lezione, io sono disposto a tornare a Dio nonostante i miei dubbi, nonostante le cose che non ho compreso, nonostante tutte le mie resistenze, le mie reticenze. Sono disposto ad abbandonare tutti questi ostacoli che mi impediscono di arrendermi a Dio. Ecco, ad ognuno di noi sta di rispondere a questa domanda di fronte a Cristo Gesù e di fronte a questa grazia infinita di un Dio che è molto più amorevole, più misericordioso, più benevolo delle nostre più rose aspettative. Ecco, di fronte a questo segno di Giona, tutti quanti noi siamo chiamati a prendere posizione. Il mio augurio è che tu possa arrenderti a questo amore sconfinato.